Era Miranda in Sex and the City, oggi ha 53 anni, sta con una donna, eccola dopo la malattia. Foto tacco 12, una carriera. Da avvocato da poco avviata e capelli rosso fuoco, è Miranda di Sex and the City. Senza dubbio, è la migliore amica di Kerry, condividono tutto, anche il più piccolo dei segreti. Sin dalla prima stagione, si delinea il carattere della bella Miranda, è una donna volitiva e forte, ma anche estremamente sensibile. Solo chi la conosce in modo approfondito, sa quanto dolce possa diventare. Il grande amore, per lei, arriva con Steve. Un uomo all'apparenza un po' goffo, ma terribilmente abile a letto e dagli occhi espressivi. Miranda ha una visione dell'amore cinica, è una donna single che ottiene grandi soddisfazioni sul lavoro, quando però incontra Steve capisce di provare un sentimento vero. Riesce addirittura a sposarlo, ma a modo suo, abito scuro e pochi invitati. Quando poi resta incinta il suo mondo cambia, ma non la sua verve. Bionda per Sex and the City. Non tutti sanno che Cynthia Nixon, a.k.a. Miranda Hobbs, è bionda e che ha dovuto tingersi i capelli di rosso solo per interpretare il suo personaggio in Sex and the City. Negli ultimi anni ha dovuto anche affrontare una lunga battaglia con il cancro. Non voleva renderlo noto, ma poi ha capito che sarebbe stato utile per parlare di prevenzione e cure, tanto che le è stato affidato un programma in prima serata. Dopo aver avuto due